La scuola 4 novembre questa mattina ospita un appuntamento decisamente importante dal punto di vista sociale e formativo. Sì, siamo molto contenti e molto grati anche all'Associazione Futura Retino e al nostro ospite Enrico Comi, che parlerà ai ragazzi delle classi terze di un argomento, come dire, delicato e importante, cioè quello della prevenzione della tossicodipendenza. E ci interessa, come dire, fare un intervento di qualità con i ragazzi di questa età, perché obiettivamente l'argomento delle droghe e delle dipendenze in generale è un argomento delicato, ma purtroppo anche, come dire, affascinante a un certo punto della crescita dei nostri adolescenti, per cui è bene smontare questo fascino. Ecco, Futura Retino è l'anima dei ragazzi, ma è anche sempre al fianco dei ragazzi. Questa sera poi l'appuntamento si sposta alla Casa dell'Energia. Sicuramente, volevo dire, ho conosciuto Rico anni fa e mi colpì tantissimo perché è veramente carismatico, ha un'umanità, una sensibilità incredibile, riesce a trasmettere ai ragazzi la sua storia in maniera, non gli fa la predica, per cui li cattura veramente. E sì, allora, oggi abbiamo una giornata intensa, stamattina, come diceva il preside, siamo qui con tre classi, con le terze classi, e oggi pomeriggio poi saremo a Radio Fly e stasera siamo alla Casa delle Energie alle 9:30, aspettiamo la cittadinanza retina, l'ingresso libero ovviamente con Green Pass e andiamo avanti con questi progetti, stiamo accanto ai ragazzi, però mandiamo loro in prima persona. Infatti stasera Rico sarà presentato da un ragazzo, ora stamani ci sono io qui perché tutti i ragazzi sono a scuola, chi è all'università. Per cui bene, andiamo avanti e siamo felici di avere Rico qui ad Arezzo con noi. Fra l'altro a marzo già mi hanno chiesto altre scuole di presentare Rico agli studenti. Ecco, il titolo dell'incontro è Uno sguardo dentro. Quanto è importante una testimonianza diretta da chi l'ha vissuto sulla propria pelle, l'inferno e poi la rinascita, uscire da questo tunnel? Sì, i giovani non sono per nulla stupidi, anche i giovanissimi, e quindi parlargli col cuore in mano, dicendogli le cose come stanno, senza annoiarli, ma tenendo un discorso attivo, permettergli di ragionare loro stessi, perché se andiamo da loro a dire le droghe fanno male, stai attento, ti rovinano la vita, questi un giorno o l'altro conoscono qualcuno che le droghe le usa e non vedono uno che sta male, vedono uno che si diverte, uno allegro, ma perché si diverte? Il punto è capire che cosa sta succedendo nel suo organismo, nella sua mente, perché c'è la sensazione di star bene, perché non è la realtà, perché tutte le droghe sono delle sostanze tossiche e le sostanze tossiche creano delle reazioni proprio mentali, uno con 40 di febbre, straparla, allucinazioni, proprio perché la sua mente cerca di farlo scappare da una posizione di dolore e cerca di allontanarlo mentalmente e farlo stare quasi meglio. E quindi non è star bene come quando realizzi un obiettivo nella tua vita che ti senti veramente fiero di te stesso. Quello è il vero sballo. Non cercare di fare chissà che cosa proprio sdraiandosi sul divano e sognando ad occhi aperti. A sognare sono capaci tutti, ma il mondo delle droghe è il mondo dei codardi, dei perdenti, ti porta in un'unica direzione.